la scarsa sensibilità sia da parte della funzione assessorile delegata, sia da parte purtroppo dei funzionari preposti. Facsimili che non erano documenti, non erano protocolli, non erano nemmeno firmati, non avevano una data, era un capitolato standard, di quelli, tanto per capire, che si fanno col ciclo stile, no? Quelli già prestampati che si fanno col ciclo stile, poi gli si mette su lo stemma del Comune di Lodi, Ho richiesto la completezza dei documenti richiesti, anche perché avevo notato diverse lacune, diverse discrasie, come per esempio non era chiara quanta e quale fosse l'energia a prezzi inferiori a quelli di mercato. Non si citava da nessuna parte una valutazione di quanto fosse nei 20 anni di tempo che l'amministrazione comunale concedeva il tetto della scuola media Dominani, quanto sarebbe stato il disavanzo, quanto sarebbe stato il risparmio energetico conseguito. Si parlava genericamente di tariffe a prezzi agevolati. Beh, ma perdonate, ho cercato di avere più dettagli, ho parlato di business plan, che non è una parolaccia, ho chiesto di avere dei dettagli sulle iscrizioni alla Camera di Commercio, che in genere collocano la specifica professionalità, lo scopo fondativo di una società, per che cosa nasce e di che cosa si occupa. Quando ho ricevuto la prima documentazione, diciamo così, di quella relazione, non era una relazione tecnica, è un capitolato speciale d'appalto, tra parentesi non firmato e non datato, il che classifica il documento di valore zero, perché documento non datato e non firmato vale zero. Allora ho chiesto qualche cosa di più, come per esempio l'iscrizione alla Camera di Commercio, come per esempio se siano state fatte una gara, se ci siano state delle valutazioni, altre offerte, altre proposte, se c'era un quadro economico di raffronto. Mi è stato detto che qualche cosa c'era e ecco la lamentela che mi permetto di rivolgere all'assessore Uggetti, perché è l'assessore competente e ne risponde personalmente. Sì, se c'è bisogno della Camera di Commercio, diamine, è un documento che c'è, ce l'abbiamo, glielo diamo. Sì, c'è una bozza di idea di business plan, una specie di... però adesso gliela diamo. Peccato che la risposta mi era già arrivata, che doveva essere esaustiva. Allora, anche un po' ironicamente, ho chiesto, ma devo fare un'altra richiesta per averli, perché non me l'avete dati la prima. Non si preoccupi, consigliere, non ce n'è bisogno. Peccato che dopo una settimana mi è arrivata una mail che mi diceva che per darmi quella documentazione avevano bisogno di una richiesta scritta. Beh, a questo punto, assessore, io mi sono sentito preso in giro. Ma come? Ti faccio un'interrogazione urgente a risposta scritta. Ti dico quello di cui ho bisogno. Non me lo date. Ve lo chiedo telefonicamente. Mi dite che avete dei documenti a corollario, a completamento. Vi chiedo se c'è bisogno della formalizzazione. Mi dite di no e dopo una settimana dalla richiesta ci si ripensa e mi viene chiesta. Niente, ho detto grazie lo stesso, amministrazione comunale. Certo, io da funzionario dirigente del comune mi aspetto un trattamento di serietà più continuativo, anche perché stiamo parlando di incarichi di altissima qualificazione e specializzazione dati direttamente dal sindaco e quindi non passati sotto concorso pubblico, giusto per ricordare, dal sindaco, è un incarico del sindaco, non è della giunta, e non ha dato nessun incarico, ha dato il sindaco. E comunque, sindaco giunta, io mi aspetto un rapporto e un trattamento più serio. Questo non è un voler collaborare con il Consiglio e con l'amministrazione comunale.
Ma arriviamo al nocciolo del problema. Io sono andato a vedere l'iscrizione alla Camera di Commercio della cooperativa Sannabre. Assessore, io ho visto un sacco di attività che vanno dalla componente di facchinaggio addirittura, se non sbaglio, c'è anche qualche cosa che riguarda stampa e smistamento di documenti cartacei, eccetera, eccetera. Ma le garantisco che gli impianti fotovoltaici non sono menzionati nella categoria di specie di questa cooperativa. Di più, la provincia di Lodi, amministrazione Fellissari, ha fatto un tentativo di sperimentazione e ha predisposto su un tetto di una struttura pubblica dei pannelli fotovoltaici. Però che cosa ha fatto questa volta? Ha chiesto alla società che ha costruito il Lodi Progress, perché sto parlando di quello, quanto dava all'amministrazione come affitto della superficie della struttura pubblica. Noi invece non abbiamo... No, ha detto, guarda, c'è lì un tetto, non sappiamo cosa farne, metti giù tutti i pannelli che vuoi, che tanto a noi non interessa. Assessore Ruggetti, quando si vuole fare sperimentazione, perché questa è una sperimentazione, cioè non mi risulta che ci siano altri impianti fotovoltaici sui tetti degli edifici pubblici di Lodi, ma io mi auguro che la dovizia del buon padre di famiglia faccia scegliere nell'ampio raggio di disponibilità e di possibilità che l'amministrazione comunale ha una ditta specializzata. Di più, una ditta molto più pragmaticamente che addirittura magari li possa costruire questi pannelli, perché alla fine dell'investimento, fatto 100 l'investimento, assessore, 90 sono i pannelli e il resto sono chiacchiere. Quindi il maggior conseguimento di risultato avrebbe potuto, di contenimento ovviamente e abbattimento dei costi, avrebbe potuto essere questo. Mi risulta, non faccio nomi per non fare pubblicità specifica, che ci siano ditte lodigiane che costruiscono, commercializzano, installano e manutengono pannelli fotovoltaici. No, invece noi abbiamo individuato una cooperativa sociale. E nelle risposte che mi sono state date c'è anche insita il capolavoro. Cioè, no, abbiamo guardato l'aspetto sociale. No, scusi, assessore Ruggetti, lei non è l'assessore ai servizi sociali, è l'assessore all'ambiente. Lei deve guardare il suo assessorato e far di tutto, mi fa piacere che si diverta, poi mi divertirò io quando parlerà lei, mi rotolerò dalle risate, le garantisco. No, lei mi lasci finire per piacere. So che soffre la critica, però stavolta la accetti serenamente, perché credo che sia stata veramente una genialata quella che ha compiuto. E no, ha fatto del sociale. Allora, fermo restando che credo che la cooperativa Sannabore abbia già diverse attività che svolge per conto del comune, io credo che se si vuole fare del sociale e comunque se si vuole dar lavoro, in questo consiglio mai nessuno si è tirato indietro quando c'è stato da assegnare attività che avessero nel loro contenuto un risvolto sociale. Ma qui il sociale c'entra come i cavoli a merenda. Qui lei doveva guardare il tecnologico, la parte tecnologica, doveva dare la più ampia garanzia di risultato sia sull'opera, sull'installazione, che sulla relativa manutenzione, perché poi ci sono 20 anni di manutenzione e di gestione di questo impianto. Io mi fermo qua, attendo le risposte dell'assessore, mi perdonerà se mi scapperà da ridere anche a me qualche volta, grazie.